Al Benti Codi finisce 1-1, alla rete di Forte risponde Gigliotti in extremis al 93esimo con il Venezia nel primo tempo, trova il vantaggio grazie al suo goleador che al nono minuto riesce a fare una grande girata, prima colpisce il palo, poi il pallone finisce in rete, battuto Schemper, il Venezia che continua a spingere lungo tutto il primo tempo, poi accusa la stanchezza nel secondo tempo quando invece il Chievo sfodera le sue armi migliori con D'Amico sulla fascia sinistra che è un treno e con la qualità di Giaccherini entrato nel secondo tempo al posto di Obi a guidare i suoi, ma alla fine a segnare è Gigliotti dal calcio d'angolo di Garritano, trova lo spunto vincente, il tapin vincente per inzaccare Lazzarini che oggi aveva fatto una signora partita e trovare l'1-1, un punto importantissimo per la squadra di Aglietti ma anche per la squadra di Zanetti, due squadre che possono continuare a sognare i playoff, due squadre molto giovani e oggi abbiamo visto un grande Venezia con i suoi talenti messi in mostra, passando da Jonsen in attacco, l'attaccante scuola Ajax, oggi si è reso pericoloso in più di un'occasione da un giocatore che ha veramente tanto carburante, ma passando anche da Svoboda, un difensore centrale molto fisico, che oggi ha fatto una grande partita di sacrificio, mentre dalla parte del Chievo troviamo Felice D'Amico alla sinistra in prestito dalla Sampdoria, che oggi ha fatto una grande partita, ma anche possiamo vedere la versatilità di due giocatori. Uno è Garritano, che ha ricoperto più ruoli in questa partita. È stato ovunque Luca Garritano a Fabio Capello che quando Molinaro doveva riprendersi era uscito, è andato anche a fare il terzino sinistro con quel numero 9 nelle spalle. Capello è un giocatore che oggi è riuscito a guidare molte volte le ripartenze del Venezia, che oggi ha giocato molto per vie verticali come voleva Zanetti. Aglietti invece che forse è rimasto leggermente schiacciato a volte dagli attacchi del Venezia, ma poi pian piano è riuscito a uscire. Diciamo che il Venezia si è difeso con ordine, questa è stata forse la chiave di questo pareggio, perché poi il Chievo a livelli di singoli forse oggi meritava qualcosa in più per qualche azione personale di qualche giocatore del Chievo che veramente è stata pericolosa in maniera comunque importante, anche se poi Lenzerini ha parato tranquillamente, anche se poi la difesa ha respinto le azioni di D'Amico da una parte, le verticalizzazioni dall'altra, di un Chievo che comunque vuole spingere sui calci piazzati è sempre pericoloso. Il Venezia ha tanto talento, lì davanti forte era il centravanti che mancava, Capello è un tuttofare, non lo sto qui a dire io, Fiordilino una mezzala che oggi ha dimostrato ancora una volta di poter spaziare sia sull'esterno che sul centro del campo, Mazzocchi secondo me è la rivelazione di questo Venezia perché l'anno scorso comunque non aveva fatto un grande campionato, ma si sta facendo valere per quel che è un giocatore di spinta, un giocatore che ti fa dare equilibrio in campo e soprattutto un giocatore che in copertura è perfetto. Detto ciò, io credo ci sia poco da dire, quindi lascio la parola a voi. Mi raccomando, commentate qui sotto, iscrivetevi al canale e supportate i nuovi contenuti di questo canale come la match analisi che porterò una volta al mese come minimo su squadre del nostro campionato italiano, sull'intervento. L'ultima uscita, quella di Marco Paolacci, capitano della Vissartena, serie D, girone G. Quindi mi raccomando, fateci un salto e io spero di rivedervi nei miei prossimi video. Bella!